Salve a tutti, sono Pellegrino della Videodrome Industries. Questo è il volume 0 dei Videodrome Diaries, una serie di video in cui daremo voce e volto ai protagonisti di questa nuova piccola realtà. In altre occasioni mostreremo immagini di backstage e di lavoro sul set, oppure, come in questo caso, estratti dalla nostra partecipazione a concorsi di cortometraggi e film festival. Ieri ci trovavamo appunto al film festival di Movie Planet, invitati da Mattia Vittor Slazzo, che cogliamo l'occasione di ringraziare. Così come ringraziamo l'Antro del Pellegrino per l'allestimento di questa introduzione e tutti quelli che ieri hanno partecipato. Ma vi lascio con le parole di Federico Frusciante, che ci parla della politica produttiva nei cortometraggi e di alcune tecniche nella loro realizzazione. Se volete iniziare a fare un corto, non fate un torto al cuore, perché è una merda, sicuro. Perché a buttare una su un tavolaccio e aprirla non ci vuole nulla. Invece a cercare di costruire qualcosa con le immagini, e vi prego, questa è una cosa che dico a tutti, se sento ancora voci narranti nei cortometraggi, li brucio. Dovete imparare a usare la cazzo di macchina da presa. La macchina da presa sono le parole del cinema. Se no fate teatro, mettete una macchina in fondo al palco, vi riprendete, siamo tutti contenti, tutti a casa e via. Il punto è questo, la regia cinematografica comprende al suo interno almeno tre cose che vanno fatte con cura: montaggio, fotografia e direzione degli attori. Io ho notato che nei cortometraggi italiani c'è tutto tranne un bel montaggio, una bella fotografia e direzione degli attori. Quindi invece di mettere tempo a fare 6.000 smudellate strafatte bene, io perderei un attimo di tempo a mettere a fuoco, a cercare di un bruciare l'inquadratura e perlomeno a dare un senso logico a un'inquadratura dietro l'altra, perché io ho visto tutti i corti e c'è due o tre scavalcamenti di campo tutte le volte, cioè ragazzi, io... Siccome viviamo in un certo tipo di società che ci circonda, il problema di quasi tutti i corti che vedo, quasi tutti, si rifanno a una logica molto lontana dalla nostra. Però per rifarsi a una logica, forse ne dice Dante o altri grandi registi, bisogna avere un talento talmente elevato, espressivo, per il quale secondo me chi si avvicina al cinema adesso è convinto basti buttare un mostro, una stronzata, un insetto ingoiato, uno sguardato. È per quello che il genere è più facile. E che fai? Prendi un vampiro, lo butti in una stanza, fai sgozzare una fia, fine del film. Cioè non è che ci vuole molto. Invece la cosa che non hanno capito è che il genere è la cosa più difficile da fare. Il genere servirebbe a, da come sono nato io sono nato con il genere di Brian Yuzna. Io sono nato con il genere critica sociale di Romero, io sono nato con un genere che non sapevo nemmeno facesse critica sociale. Io quando ho visto Essi vivono avevo 15 anni, che cazzo ne sapevo? Però quando l'ho visto ho intuito che qualcosa c'era e ti porta a rivederlo 2, 3, 4 volte e ti fa capire qualcosa che un film invece inquadrato, se io metto 4 in una stanza che parlano i signori del marxismo, dopo 20 minuti la gente si ammazza. Se io invece faccio La notte dei morti viventi e faccio un film marxista nel 68, la gente lo va a vedere e inconsciamente acquisisce il messaggio. Ed è quella la cosa potente del genere. Quello che dico io è che corti ne vedo un frotto. C'è tanta voglia di farli, poi non è nemmeno colpa di chi li fa, perché tanto non li produco. Ve li fate, anche i più belli fanno cassa per nessuno, restano lì. Quindi l'unica cosa che posso dire è continuate a farli, cercate di mettervi insieme. L'unica cosa che odio veramente di tutti quelli che sento parlare: ma perché io cosa? Ma perché una sega ti insegna nessuno? Perché noi? Il noi fa la forza.